La danza di Roberto Bolle, le note d'autore di Venditti e De Gregori, Paolo Conte, Marco Masini, Madame, ma anche Stuart Copland, il progetto Police Deranged for Orchestra, la prima mondiale di Callas 100, il violino di David Garrett, l'eleganzissima di Drusilla Foer e il tradizionale concerto all'alba con il pianoforte di Simone Graziano e quanto propone il Musart Festival Firenze in programma dal 15 al 26 luglio in Piazza Santissima Annunziata. La rassegna, che rientra nell'estate fiorentina, conta oltre 30 appuntamenti. Ad aprire il festival sarà l'étoile Roberto Bolle con il suo gala di danza. Seguono Antonello Venditti e Francesco De Gregori con un live in cui rivisiteranno i loro successi. Mercoledì 26 luglio, Musart Festival si chiuderà con il concerto all'alba del pianista Simone Graziano alle 4.45 nel cortile degli uomini dell'Istituto degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata. Oltre al palco principale per gli spettacoli sono in programma anche esposizioni, visite a luoghi d'arte, proiezioni, eventi e concerti in chioschi e giardini della zona. Tra le iniziative collaterali, la mostra fotografica Because the Night, dedicata ai grandi concerti degli ultimi anni e quest'anno affidata agli scatti di Antonio Viscido. I luoghi della musica, itinerari attraverso luoghi e spazi che hanno fatto la storia della musica dal vivo a Firenze e i migliori documentari di 33 giri Italian Masters di Sky Arte. Prima degli spettacoli si potranno visitare in modo gratuito giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti a Piazza Santissima Annunziata.